Sì, grazie Presidente. Beh, qui bisogna fare un po' di chiarimenti. Uno è che è quest'Aula che deciderà il futuro del centro carni, per cui le decisioni non sono state prese, la cabina di regia ha posto sul tavolo solo degli aspetti e dunque saremo insieme a deciderlo e la posizione predominante è sicuramente che bisogna valorizzare il centro carni e bisogna pensare al rapporto, far sì che il centro carni sia gestito in modo pubblico. Lo dico anche alla consigliera Piccardi, perché noi abbiamo fatto un consiglio straordinario su AMA e alcuni dubbi che ha lei in realtà li abbiamo già risolti, perché abbiamo messo centinaia di milioni su AMA per risanare questa società. Ben 256 milioni sul bilancio e 340 milioni per quanto riguarda il piano industriale. Per cui questa amministrazione ha risanato AMA per mantenerla pubblica. Questo deve essere chiaro a tutti, come deve essere chiaro a chi parla di deprezzamento perché non è stato fatto niente, eccetera. Sono proprio quelli che non vogliono capire che l'errore è dettato dall'attività politica che hanno fatto loro nel 2010, andando a votare una speculazione edilizia che era invisa alla cittadinanza. E nonostante tutto l'hanno fatto, ma l'hanno fatto anche nel modo sbagliato, perché lo hanno fatto senza andare a far votare una variante urbanistica all'interno di quest'Aula, per cui non lo potevano fare. Dunque, tutto questo ha generato un problema enorme e oggi abbiamo dato, e lo abbiamo già fatto, abbiamo dato al centro carni il valore reale, reale, andando a coprire anche le perdite che si sono generate per questa svalutazione, anzi, scusate, per questa giusta valutazione. Abbiamo coperto con centinaia di milioni di euro il bilancio di AMA per rilanciare AMA. Questo per garantire almeno che anche noi abbiamo fatto le nostre battaglie per il servizio pubblico e vogliamo che i servizi siano dati in modo pubblico e facciamo atti conseguenti. Dunque, io trovo alquanto, come dire, particolare che alcuni consiglieri in quest'Aula cerchino di sviare le loro responsabilità rispetto a quello che hanno fatto nel passato. Io poco fa, ovviamente noi qui dobbiamo decidere tutti insieme quello che bisogna fare sul futuro del centro carni e questo è un punto centrale su cui dobbiamo sicuramente andare a dibattere e prendere una decisione, ma il nostro indirizzo politico di maggioranza lo abbiamo sicuramente dato, ma poco fa ho sentito il rappresentante dei cittadini che ringraziava questa amministrazione per aver fermato una speculazione edilizia che la destra aveva portato avanti nel 2010. E dunque noi ci siamo messi al fianco della cittadinanza su questo aspetto, perché per noi era importante questo aspetto. Dunque, trovo che andare a ragionare su pubblico-privato del futuro sia un tema, cioè sia una modalità impropria come è stato posto in questo dibattito, perché l'Aula si è espressa più volte dicendo che quel servizio deve rimanere pubblico e dunque sulla base dell'analisi della cabina di regia che pone sul tavolo diversi aspetti. Noi faremo una scelta e la faremo tutti quanti insieme e poi vedremo quando spingeremo quel dito sul voto come andremo a votare. Certo è che non è possibile andare a mischiare le carte e far finta di non capire che il giusto valore del centro carni è dettato dagli errori che ha commesso la destra in questa città. E sono errori molto gravi quelli che sono stati commessi. E noi oggi ne stiamo pagando le conseguenze di quegli errori, perché è stato dato un valore al centro carni che non poteva essere dato, perché la procedura amministrativa era sbagliata.
sbagliata fermamente, perché doveva votare quest'Aula una variante urbanistica e non è stato fatto. Io sinceramente, se fossi un consigliere capitolino che ha votato quegli atti, allora un po' di preoccupazione ce l'avrei, visto che tutti quei bilanci stanno nei tribunali e li stanno controllando la magistratura. Un po' di... Sì, grazie Presidente. Un po' di brivido sulla schiena mi verrebbe. Però detto questo, noi lo abbiamo detto più volte e non permettiamo a nessuno di mistificare la storia di questa città. Allora la destra ha fatto una cosa sbagliata che i cittadini non volevano e questa amministrazione la sta riportando sulla giusta via. Grazie Presidente.